Oggi insomma, siamo particolarmente contenti di questa iniziativa e poi diremo anche il perché. Ma prima permettetemi un paio di minuti per raccontarvi la nostra istituzione. 39 sedi, siamo presenti in tutti i quartieri più o meno, 15 biblioteche all'interno delle scuole, dei licei, si chiamano BiblioPoint, e spazi di lettura, spazi dove si possono prendere i libri anche all'interno delle carceri. Ovviamente solo se siete carcerati, quindi insomma, mi auguro che frequenterete noi e non i colleghi che stanno al chiuso. Non soltanto un supermarket dei libri, è vero, qui potete venire a prendere libri, CD, DVD ed è gratuito, e credo che questo basta dire che siamo un'istituzione così importante. Ma non è soltanto questo. Innanzitutto all'interno delle nostre strutture si fa molto di più. Si fanno iniziative, si fanno presentazioni come questa, si fanno corsi di italiano per stranieri e corsi di lingua straniera per italiani, alfabetizzazione informatica per le persone anziane o per chi viene da posti in cui l'utilizzo del computer è più complesso. Ma si fa tanto, soprattutto si partecipa, si è parte della vita culturale di questa nostra città. E uno dei motivi per cui sono particolarmente contento di presentare questo libro è perché una cosa che si dice sempre nel mondo culturale è che le biblioteche, come i musei, sono dei presidi culturali, no? Il presidio, un termine militare, indica in qualche misura che all'interno di un territorio ostile c'è un posto che è controllato, che è sicuro in qualche misura. E in effetti è così. In un momento come questo, che è un momento di crisi economica, valoriale, tutto quello che ognuno di noi sa e conosce bene, purtroppo, un posto come questo rappresenta con la sua sola esistenza una difesa in qualche misura. O almeno così c'è scritto solitamente nei libri che raccontano la storia, come dire, l'economia della cultura. No, un presidio a difesa di ciò che è giusto. Che è un termine che però a me piace veramente poco, perché credo gran parte della bellezza di questo libro corrisponde a questa idea, che sia arrivato anche un po' il momento in cui invece di stare in un posto sicuro e pensare a quanto era bello 20 anni fa, quanto era bello 100 anni fa, quanto era bello quando leggevamo dei libri in cui c'era tutto giusto, forse è arrivato il momento di fare un passo ulteriore, che è quello di uscire fuori e portare questa sicurezza, questa, come dire, giustizia anche intorno a noi. E uno dei primi modi, forse è il minimale, ma è un modo, è quello di partecipare, è quello di promuovere, di anche protestare quando è il caso, è quello di mettersi in gioco. Esattamente come ha fatto Alessia, che si è messa in gioco scrivendo un libro. Ora parleremo del libro, ci saranno delle letture, però mettersi a nudo di fronte a un pubblico significa rischiare. Ecco, quello che fa Biblioteca di Roma, in qualche misura, è esattamente questo. Cioè, noi poniamo di fronte a voi, di fronte a noi stessi, per primi, un esempio di civiltà, che è accoglienza, differenza, identità, ma che deve essere partecipato, altrimenti questo libro, così come i libri che vedete intorno a noi, così come questi spazi, sono cattedrali vuote, che non hanno più alcun senso di esistere. Quindi grazie per essere qui con noi e grazie soprattutto se questo incontro sarà il primo incontro di un percorso insieme, che è prendere libri, CD, DVD, ma anche promuovere la cultura, promuovere iniziative come questa. Quindi grazie e benvenuti alla Biblioteca Tortora. Se vorrete, alla fine della presentazione o nei prossimi giorni potrete iscrivervi per accedere a tutti quanti i nostri servizi. E insomma, oggi presentiamo Inchiostro di Alessia Giulimondi, che è qui accanto a me, ma per fare questo abbiamo chiesto l'aiuto, perché la cultura non è soltanto un segmento, è un tutt'uno, un aiuto a due artisti, Elia Montereale e Giuseppe Abramo, che sono due attori davvero molto bravi con cui abbiamo insomma avuto occasione di collaborare. Perché mi sembrava ormai un po' banale dire la presentazione è valida non soltanto perché l'autrice è in grado di raccontare bene il libro oppure perché il relatore dice cose interessanti, ma è anche giusto dare spazio alle parole stesse del libro, facendole esprimere a chi
per mestiere, per impegno, sa come renderle vive. E quindi un applauso ai nostri attori. Così se non saranno bravi, l'applauso l'avete già fatto, se sono bravi. E quindi cominciamo e facciamo cominciare loro. Il giorno dopo erano di nuovo in viaggio, e quello dopo ancora, un altro giorno e un altro ancora, ma si spinsero troppo oltre, finirono dove non sarebbero mai dovuti capitare. Avevano oltrepassato Monaco e continuavano a viaggiare al limitare del bosco, fuori dalle città non c'era niente, solo infinite distese di nulla, dove si vedeva il sole tramontare tutte le sere e l'aria, in qualche modo, alleggerirsi. Videro la città di Dachau apparire davanti a loro mentre arrivavano e scomparire alle loro spalle mentre se ne andavano. E poi comparire qualcos'altro. Una fabbrica, si direbbe. Una gigantesca fabbrica. Suonavano i violini. Nell'aria c'era l'odore della cenere e i violini suonavano una musica sottile, uno strato sbiadito di note grigie in un'aria brulla. Nell'aria c'era l'odore di cenere e i violini suonavano una triste musica allegra. Dove siamo? Cos'è questo posto? Domande a cui in realtà vera risposta. Domande a cui non era mai dovuta una risposta. Aggirarono l'edificio e si avvicinarono cautamente, come se questo fosse in fiamme. Solo quando furono vicini non poterono più rifiutarsi di capire. E poi tutto si sciolse in un'acqua putrida di terrore. Tutto esplose nella pazzia. E c'era Greta che urlava. Gridava, non smetteva di contorcersi, urlava ancora, senza riprendere fiato, senza ascoltare la sua voce, divenire stridula, folle. Era caduta nel fango ansimando. Aveva portato le mani sporche di terra ai suoi capelli e gridava, la vena che le pulsava sulla fronte, le altre venature sul collo e gli occhi rossi, bruciati dalle lacrime. Giacomo la strattonava via mentre lei si aggrappava al terreno. Le lacrime le avevano inondato l'intero viso. Graffiava il suono con le unghie per non strapparsi a quella disperazione. Cosa voleva fare? Morire dentro il suo dolore? Non poteva farci niente. Era condannata a soffrire. Non meritava la pietà della morte. Sentiva una catena d'acciaio soffocarle il collo. Avvertiva una lama di ghiaccio penetrarle la carne e una lama di fuoco spezzarle le ossa, scioglierle i muscoli. E strillava. Urlava. Urlava mentre si scorticava il viso e prendeva a pugni il petto di Giacomo che la stava trascinando via. Si dimenava, tentando invano di sottrarsi alla stretta delle braccia del ragazzo che letteralmente la strappava via dal suo desiderio di morte. Lasciami, lasciami. E piangeva, e odiava il suo pianto, odiava le sue lacrime, e detestava il bisogno che ne aveva. E poi le voci, quelle voci che le si accalcavano nella testa, altre urla che si univano alle sue, altre disperazioni che cantava con lei, la sua macabra melodia. Allora si portò le mani alla testa gridando a queste di tacere, mentre mille mani di carta le laceravano le membra e le voci cantavano. Urlavano cantando, cantavano urlando. Basta, andate via, basta, smettetela! Urlava premendosi i panni sulle tempie. Anche Giacomo aveva visto, il suo viso, una maschera di sconcerto. Che cosa stava guardando? Ora trascinava via Greta, trainando via anche se stesso da tutto quello, ma cosa aveva visto? Sentiva i graffi e i pugni della ragazza sul suo corpo, ma non provava alcun dolore. Tutto attorno a loro sembrava avesse rallentato. Le grida di lei, l'odore della cenere, le SS che uscivano fuori per venirli a prendere, la sua corsa verso un riparo. Era tutta una sequenza resa più lenta da quell'aria che gli si era incollata sulle ossa, nei muscoli, intaccando i battiti cardiaci. Si sentiva immerso nel catrame, in un petrolio appiccicoso che gli stava entrando nella bocca, nelle narici, negli occhi. Adesso aveva preso ad inciampare nei suoi stessi passi. Gli uomini erano sempre più vicini e il fango continuava a tenerlo ancorato al terreno. Un fango fatto di aria sporca di cenere, aria che non sarebbe riuscito a respirare ancora per molto. E più inspirava e più soffocava nel suo stesso ossigeno. Respira, dannazione. Respira. Bene.
Allora, abbiamo cominciato con una lettura, grazie ai nostri attori, e diciamo le letture me le ha suggerite Alessia. Io stavo pensando se modificarne qualcosa, ma ho pensato che cominciare con questa lettura fosse giusto, innanzitutto perché comincia, no? Sono in viaggio, e poi perché all'interno di questo brano che fa capire qualcosa, ma chiaramente non, come si dice, non fa spoiler, non fa capire come va a finire tutto quanto, c'è molto del libro, c'è il percorso, c'è una volta si parlava di romanzi di formazione, no? Cioè, quelle storie in cui il personaggio o i personaggi avevano un'evoluzione che li faceva crescere all'interno di un proprio percorso doloroso o felice e li portava a diventare qualche altra cosa. E in questo libro ovviamente c'è anche questo, c'è un percorso attraverso la Germania, ma che è anche un percorso attraverso il personale passato per raggiungere un futuro o un potenziale futuro di crescita e di appartenenza in qualche misura. E poi c'è il contesto storico, che non è soltanto il luogo dove e il tempo in cui si svolge questa storia, ma, come dire, avvelena tutto quanto. Il parlare del nazismo e ovviamente dell'olocausto chiaramente può e deve anche far riflettere, no? E far intristire in qualche misura, pur se di una storia tanto lontana. Ma la grandezza del libro, e in qualche misura già da queste parole viene fuori, è proprio il fatto che si è lì, ma non soltanto nel fatto, come dire, pratico, no? dell'olocausto, dello sterminio, della considerazione degli ebrei, non soltanto degli ebrei, naturalmente, come esseri inferiori. Questo l'abbiamo in qualche misura vissuto nelle cose che abbiamo letto, nei film e anche nei racconti di chi ha avuto parenti o amici, figli di persone scampate magari ad Auschwitz. Però la cosa che ho trovato forte del libro è il fatto che dà l'idea della follia, non soltanto di quello che è successo, la follia che ha preso un periodo della nostra storia, il periodo della Seconda Guerra Mondiale, e lo descrive bene. Poi più avanti ci saranno dei pezzi in cui viene spiegato ancora meglio, secondo me, che quello che noi viviamo e quello che è stato vissuto in maniera così evidente durante la Seconda Guerra Mondiale non sono soltanto fatti uno accanto all'altro, non sono soltanto scelte che noi poniamo in essere oppure che siamo costretti a fare perché qualcuno più grande di noi, no, ce li impone, ma sono anche e soprattutto dei modi di fare, delle accettazioni, del lasciarsi andare a un declino oppure lasciarsi andare a una mostruosità assoluta. E allora la prima domanda è proprio, senza raccontare che cosa succede, perché insomma questo lo scopriranno i lettori leggendolo, è: perché la scelta di ambientare il romanzo durante la Seconda Guerra Mondiale e, insomma, parlando, diciamo così, in maniera dell'olocausto? Allora, la scelta è molto semplice, nel senso che ero bambina, ero piccola. E, cioè ieri, insomma. Sì, ieri, esatto. In realtà sono elementari, quindi per me è una vita fa. E niente, dato che elementari si cerca di dare, diciamo, un'infarinatura generale, no, ai bambini, e di spiegare le cose in maniera abbastanza semplice. E tutto questo periodo storico, dato che si tende ad approfondirlo particolarmente perché è uno dei periodi storici che ha sconvolto molto di più l'umanità, nel modo semplice comunque in cui veniva raccontato ai bambini mi aveva molto colpito, mi avevano colpito queste cose che comunque erano strane, appunto questo uomo che decide di dire chi deve morire e chi no, e questa cosa ovviamente sconvolge un po' di una bambina. E, anche l'adulto, direi. Appunto, sì, però appunto se dirlo per la prima volta, diciamo, c'ero rimasta molto male, quindi insomma, essendo colpita da questo periodo storico, ho iniziato anche perché la mia maestra
delle elementari aveva iniziato questo progetto in cui bisognava scrivere una storia che doveva essere ambientata a Roma, poi è cambiato tutto quanto, io mi sono messa a scrivere questa storia e ho deciso di ambientarla in questo periodo storico, soprattutto perché credo di avere insito in me il fatto di andare lontano dalla mia realtà, quindi la prima cosa che mi viene spontanea fare è andare lontano dalla mia epoca, quindi dato che questa epoca mi aveva colpito, forse era quella che conoscevo anche meglio, ho deciso di ambientarla durante la seconda guerra mondiale. E certo, poi ovviamente a 10 anni uno non capiva bene le difficoltà di scrivere un romanzo ambientato, poi non era, che la prima cosa che mi era venuta in mente era scrivere un romanzo, era una storiella che tra l'altro era di 5 pagine e ovviamente dopo mi sono imbattuta in tutte le difficoltà di scrivere un qualcosa ambientato molti anni prima, quindi cose che adesso do per scontato, cose che esistono, tipo che ne so, i negozi che ci sono oggi, i cellulari, tutte queste cose che ovviamente non c'erano, quindi crescendo e scrivendo questa storia mi sono resa conto che era una cosa piuttosto complessa, però a quanto pare mi piacciono le cose difficili, mi rendo conto adesso crescendo, quindi per questo un po' una malattia forse mentale, non lo so. Una risposta io forse ce l'ho da semplice lettore, naturalmente. Quello che si percepisce nel libro è la ricerca dell'assoluto, cioè del nemico assoluto, del sentimento assoluto, del bianco e del nero, decisamente separati, nella ricerca. Perché chiaramente avere, come dire, romanzo in cui, diciamo così, l'antagonista principe è il nazismo, è chiaramente, ed è anche più complesso di così, anche più assoluto di così, ma non lo svegliamo, però vi invito a leggerlo, però comunque l'antagonista degli eroi è il nazismo, è Hitler, chiaramente è un assoluto, no? È un assoluto, e la ricerca che fanno i due protagonisti, Greta e Giacomo, è una ricerca di assoluto, la ricerca di una come dire, consapevolezza di sé da adulti, una ricerca di un amore che sia assoluto nel senso, come dire, anche fuori dalla realtà, no? Ci sono dei momenti in cui soprattutto Greta entrambi, come dire, non accettano ciò che di bello è loro, perché all'interno di tutti gli esseri umani, compresi loro, ci sono anche delle cose, come dire, negative, no? E il fatto che ci sia anche una piccola cosa negativa nel libro, forse un po' più di piccola, comunque li rende confusi, li rende incapaci di accettarsi. E la parte più bella, secondo me, del libro è quasi all'inizio, quando c'è questa ricerca da parte dei due protagonisti di accettare il sentimento e la situazione che li unisce. E chi è, insomma, è molto strano, mi ha davvero molto stupito, che questo lo potete leggere anche su internet perché non sono l'unico, che questa incapacità di accettazione che un po' di tutti quanti noi, le insicurezze che sono normali quando comincia una storia, e siano descritti così bene da una ragazza così giovane. Però il libro è così, è una ricerca dell'assoluto, e siccome l'assoluto non si trova, si crolla nella confusione, nella incapacità di accettare se stessi, come quando Greta non riesce ad accettare l'amore e quello che sta succedendo con l'altro protagonista, che è Giacomo. Greta aveva tentato di urlare fin dalla prima sillaba pronunciata. Si era alzata in piedi sul letto e ora sovrastava il ragazzo guardandolo con un'espressione di folle disperazione che le sfigurava il volto. Tu ti sei portato a letto il nemico. Io sono io il tuo nemico, Giacomo. Cosa diventerà questo bambino? Cosa dovrei pensare di noi due? Cosa diavolo siamo noi due? La caricatura di un amore ridicolo. Forse tu avrai perso tutto, ma almeno la tua sola vita non è una colpa continua. Almeno non sei condannato a pensare che la tua sola esistenza sia un peccato contro l'umanità, un abominio contro natura. Tu ti scusi? Io mi scuso.
Perché non credi che anche io abbia una folle e crudele voglia di sentire il tuo corpo contro il mio? Non credi che anche a me quest'amore mi distrugga? Che ogni volta che ti bacio vorrei di più e so che il solo pensarlo è un sacrilegio di dimensioni gigantesche? La ragazza cade in ginocchio sulle lenzuola stropicciate, gli occhi allucinati da una rabbia senza speranza. Giacomo era sconvolto, nessuna parola nella testa. Greta non aveva intenzione di frenare il flusso delle parole che le inondavano la bocca. Affondò le unghie nel suo braccio, ma lui non sembrò curarsi del dolore. Non scusarti, ti prego. Tu dovresti ucciderci. Sì, dovresti uccidere entrambi, me e il bambino. Non meritiamo di esistere. Non meritiamo di vivere. Non amarmi. Non farlo. Perché è terribilmente sbagliato. Mi è piaciuto molto quello che hai detto perché me l'hanno già fatto notare, nel senso che hanno proprio usato le stesse parole, soprattutto il bianco e il nero, e abbiamo con questa persona a cui abbiamo avuto questa discussione molto bella, questo discorso, e proprio diceva che è una caratteristica adolescenziale quello di cercare il bianco e il nero, di non aver trovato ancora le sfumature e l'incontrarsi in queste sfumature nuove del mondo crea questo disagio. Diciamo che ero in quella fase, soprattutto per quanto riguardava i sentimenti, nel senso che non sapevo bene cosa fare con queste strane emozioni che incominciavo a conoscere, e quindi avevo bisogno, appunto, quello che a quanto pare traspare molto bene nel libro, di trovare l'assoluto. Quindi la parte, il comportamento adatto da assumere, le risposte certe, vere, universali, che mi servivano per fronteggiare determinate cose. Poi quello che si vede nel libro, appunto, è questa paura di amare, proprio perché la domanda che mi ero posta era uno per la prima parte della sua vita passa il tempo a cercare di calmarsi e non avere paura di tutti i problemi che possono capitargli, quindi tutte le cose brutte che possono capitare. Poi arriva un'altra persona, ti innamori dell'altra persona e cominci a capire che anche i drammi dell'altra persona sono i tuoi, e quindi diventa una dipendenza dall'altro, e questo mi spaventava, ad esempio, e anche questa è una ricerca dell'assoluto, questo tentare di capire cosa bisogna fare in una determinata situazione, perché poi io mi ponevo i problemi troppo prima del tempo, perché poi queste cose non mi erano capitate, io mi pongo i problemi anni prima. Quindi magari, comunque sì, mi fa molto piacere che questa cosa traspare. Quindi quando dici no, i problemi li pongo molto molto prima, e poi in realtà c'è anche scritto qua sul libro, nasce anche dal fatto evidentemente che la bambina, anche adesso magari hai una, come dire, una volontà, una voglia di leggere molto ampia, no? Quindi molte delle emozioni che uno ancora non ha provato le ha trovate nella letteratura. Diciamo che quando si parla, io mi ispiravo alla letteratura più che per le emozioni, per, non lo so, gli scene letterari, il modo di scrivere, quindi le parole, perché non mi sono mai affidata alle emozioni in sé per sé, nel senso che io ho sempre scritto parole, non emozioni, le emozioni le lascio ai lettori, almeno questo è quello che penso fino adesso della scrittura. Più che altro quello che mi ha aiutato è l'empatia con gli altri, cioè ho sempre imparato molto dagli altri, l'esperienza umana per me è fondamentale per questo, quindi questo, diciamo, mi ha aiutata particolarmente. Forse molti si chiedono come hai fatto a descrivere emozioni che effettivamente non avevo mai provato, perché magari le vivevo attraverso gli altri o attraverso cose che avevo visto. Ma quindi nella scrittura c'è una ricerca, come dire, più della bella frase che dell'autocommozione? Sì, sempre, sì, non, perché penso che poi si scivoli nella banalità se si va a pensare all'emozione che si vuole dare, anche perché poi ogni lettore ci trova l'emozione che vuole,
Quindi io mi attengo al suono delle parole, cioè le parole devono avere un ritmo e anche la prosa deve avere una sua poesia, quindi io mi attengo a quello, cerco di dare alle mie parole e a tutte le frasi un certo equilibrio. Poi il resto, perché se c'è equilibrio poi va da sé che il lettore non si focalizza più sulle parole ma su quello che le parole trasmettono. Quindi diciamo che il lavoro più faticoso lo faccio io e poi il lettore ci mette le emozioni e tutto il resto. Sì, il libro... io ho sempre odiato i miei personaggi, quindi non sono... gli scrittori poi sono molto timidi, quindi mi ritrovo. Beh, che Alessia abbia odiato i suoi personaggi, considerando cosa gli fa passare, è chiaro, insomma. Devo dire che non se ne risparmiano nessuna. No, il libro è appunto, insomma, anche questa è una banalità, nel senso che sono detto da tutti, è davvero scritto in una maniera davvero incredibile. E io credo che chiunque abbia letto il libro, conoscendo il papà e la mamma, adesso abbia chiesto ai genitori, ma cioè, voi siete intervenuti in qualche modo, e però dicono che invece è tutto merito di Alessia. Questa cosa va ribadita, perché il fatto è che loro l'hanno letto. Io sono malata, loro quando entrano in camera dove sto scrivendo, io proprio chiudo tutto il computer e me lo abbraccio, perché non voglio proprio che neanche guardino il computer da lontano. Quindi in 4 anni che l'ho scritto, loro l'hanno letto alla fine. Sicuramente l'editing, ovvero la correzione di bozze, l'hanno fatta loro in primis, come poi hanno fatto adesso, ma come si fa sempre. Certo, voglio dire, c'era una scrittrice che l'ha fatto leggere a 40 persone. Dai, Vignate, a 50. Bene, quindi insomma questo. Anche perché poi mi arrabbiavo ogni volta che loro sentavano di cambiare. Magari questa cosa no, io la voglio lasciare così. No, ma ci credo, insomma, e tornando al discorso di prima, oltre ad essere scritto molto bene il libro, è vero che ispira emozioni, no? Adesso diceva, il lettore ci mette le emozioni che in qualche misura io provo con il ritmo a trasmettere, però è comunque in alcune occasioni, in molte occasioni il libro non ti lascia lo spazio di metterci la tua emozione, perché è chiaro, è così diretto che l'emozione certo la provi, ma perché, e questa è una capacità di chi sa scrivere bene, naturalmente tu descrivi un'emozione e io provo esattamente quella con tutta la mia, come dire, esperienza di vita, che chiaramente la fa vivere in maniera un po' diversa, però anche questa idea dell'amore che hai, che trasmetti nel libro è modo di raccontare molto da, come dire, letteratura, però è anche molto, forse anche troppo vero. Quindi, insomma, terzo piano è su questo. Giacomo, ho ancora tante cose da imparare, ma una cosa la so da sempre. Amore è una parola impegnativa, qualcosa con cui non si gioca. So che molti ci scherzano, ma è l'unica cosa importante davvero a questo mondo. Non fa niente se suona sdolcinato o banale. Non si può capire con le parole o ascoltandolo in una storia. Non è il vissero felici e contenti. È l'unica cosa divina che si è concessa avere e non assomiglia al miele o allo zucchero. Come spesso si pensa, il mondo non inizia a profumare di fiori. È una corsa contro il tempo, l'attimo racchiuso nell'infinito. E a sua fazione totale spesso mi spaventa. Ma non credo conti molto la nostra opinione o le nostre paure. Non credo importi se sia giusto o sbagliato, se fa male o fa bene. È un qualcosa che va molto oltre questo. Sai cosa ci spinge ad amare ancora? La consapevolezza di non poterlo capire fino in fondo, perché ci piace giocare col fuoco. Ma tralasciando tutte queste belle parole inutili, ciò che ti voglio dire è che l'amore si fa in due. E non devi dipendere da un bambino. La scrittrice è brava. Parlo. Allora, io sinceramente non so come ho fatto a scrivere questa cosa, perché adesso rileggendola
sapendo molte più cose, soprattutto sull'argomento, mi chiedo davvero come ho fatto. E non lo so. Perché sei più d'accordo con questa... No, mi chiedo come ho fatto perché ero di un'idea molto, molto pessimista. Io avevo un'idea catastrofica dell'amore a quel tempo, quindi... nel libro, però in questo brano c'è un po' di speranza, non lo so, qualcosa di un po' più carino, perché ho detto vabbè, mettiamoci qualcosa di un po' più banale, non lo so, sdolcinato, qualcosa così, che cose che ho sempre voluto evitare nel libro, soprattutto perché avevo molta paura di questo argomento, perché quando anche dico che in realtà non parlo di emozioni, cioè io mi curo le parole in particolare perché non volevo avere la presunzione di parlare di cose che non avevo mai provato. Cioè, l'ho fatto tutto il tempo, però senza... volevo cercare... ho messo sempre le mani avanti a dire io scrivo quello che mi sento di scrivere, però sicuramente quando poi crescerò scoprirò che non è così. In realtà non sono proprio d'accordissimo con quello che ho scritto perché... dato che volevo un po' fare l'alternativa, il mondo non inizia a profumare di fiori, in realtà sì, inizia a profumare un po' di fiori. E poi, cioè, è quello che ho capito adesso dell'amore che è molto banale, è molto sdolcinato ed è così, ci piace così, però deve rimanere intimo, nel senso che poi scrivere tutte queste cose in un libro diventa pesante. In un libro, in un film, far vedere tutte queste cose che magari ci propinano sempre, non la trovo una cosa opportuna, nel senso che poi dall'esterno sembra solo una cosa banale, perché effettivamente lo è, però dall'interno è molto carina, questo ho capito semplicemente, quindi forse da un certo punto di vista ho cambiato idea sulla negatività di determinate cose, tipo appunto la banalità di frasi che ho cercato di evitare, che però esistono, quindi dipende da cosa si vuole scrivere. Cioè se si vuole scrivere qualcosa di estremamente realistico, allora ci metti tutte le frasette che si dicono assolutamente, uno poi si vergogna però si dicono, oppure si bypassa tutto quanto e si va avanti, quindi dipende. Non so se mi sono spiegato, ho fatto un po' un discorso lontano. Sì, no, credo abbastanza chiaro, anche se in effetti il... come dire, se una cosa è banale, lo è perché è vera, no? Appunto, perché è banale, questo l'ho scoperto andando avanti, che siamo molto banali, quindi è inutile andare a... L'arte ha il compito di rendere le cose più belle scintillanti, quindi questo penso sia il compito dell'artista. Sì. È un filtro, quindi uno cerca di farlo passare in un determinato modo, però la realtà è ben diversa, la realtà è molto cruda e banale, questo ho capito. Sì, vabbè, poi entreremo in questioni personali, però credo che in realtà cioè l'arte debba raccontare la verità. Questa è la cosa principale dell'arte. E raccontarla in maniera tale che possa arrivare, no, nei posti dove non sarebbe arrivata. Quindi se io scrivo che bello quei due ragazzi che si baciano, che detto così è un po' banale, eccetera, racconto una verità, ma ci metto qualche aggettivo, i fiori che svolazzano, eccetera, il concetto è esattamente lo stesso, ma no, arriva. È questo che stavo proprio dicendo, il fatto che l'arte alla fine è un filtro, quindi filtrando e dicendo le cose come le si vuole dire o mostrando, ad esempio, se si tratta di una fotografia, di un quadro, l'arte è qualsiasi cosa, allora la cosa diventa più bella, quindi appunto hai il compito di... tradurre la realtà che magari non è così entusiasmante come poi ce la propinano nell'arte, è proprio questo penso sia l'obiettivo. E, no, non era una cosa, come dire, pessimista, era solo una cosa che ho scoperto in fine, così. Però non c'era nulla di personale, è solo qualcosa che penso che sicuramente andrò a mettere nelle prossime cose che scriverò, non ho scoperto. E visto che l'hai citato, poi magari aggiungiamo qualche altra cosa, che viste le recensioni, insomma, no, che questo libro sta andando molto bene. Grazie di essere venuto. Le prossime cose? Allora, sicuramente ci saranno prossime cose. Sto scrivendo qualcosa, io tendo a non dirlo perché ho imparato
dai miei errori, cioè sono una persona che dice sempre tutto, sono chiara e trasparente, e questo però me ne sono pentita, perché mentre scrivevo questo libro, ad esempio, ho ricevuto molta ansia da molte persone, tipo, ah, stai scrivendo un libro, quindi insomma quando lo finisci, tutte queste cose, quindi volevo evitare, allora in seconda battuta non faccio questo tipo di errore. Quindi, diciamo, sono 3 anni che scrivo una cosa e non lo dico a nessuno, però penso ormai... Però sappiamo che sono 3 anni. Esatto, adesso sì, quindi... Però diciamo che potrei, non lo so, finirlo tra 10 anni, non lo so, perché il problema è il tempo che manca tanto, non c'è proprio. Ma l'ispirazione c'è? No, ecco. Cioè, è proprio perché manca il tempo per avere l'ispirazione, perché poi c'è anche il tempo, alla fine volendo lo si trova, poi però arrivi, ti siedi e fai, vabbè, che facciamo? Okay. E quindi riprendere il filo poi delle cose è impegnativo, anche in questo libro c'è stato questo problema, che molte cose poi dovevo riprendere il filo, tipo che molto spesso a metà frase mi fermavo e non sapevo più che cosa stavo dicendo, quindi vado a rileggere le prime 10 pagine. Insomma, quindi è un po' stressante. Quanto ci hai messo a scriverlo? 4 anni. Proprio per questo motivo, perché poi per mesi mi fermavo, poi la gran parte del tempo andavo a riscrivere cose che non mi piacevano più, perché poi il fatto è che crescendo tutto ciò che viene prima ti fa schifo. È un po' come guardi le tue foto e dici quanto ero brutta. Perché è sempre brutto, sempre. Ora sono bella, prima ero brutta. Insomma. E l'hai scritto tutto di fila, poi hai fatto di fila, hai saltato da un pezzo all'altro? No, sempre di fila. Ho sempre avuto in testa delle scene che erano una specie di traguardo, tipo devo arrivare a questa scena e quella scena ce l'avevo perfetta in testa, sapevo qualsiasi movimento, l'avevo già scritta, però non sono mai andata a scrivere cose prima del tempo perché sapevo che sarei andata a sballare tutto quanto, quindi ho evitato. Sì, non so, però tanto è vero che all'interno del libro si nota un'evoluzione nella scrittura. Diciamo, tutta la parte finale, tralasciando l'argomento e le emozioni che dà, che sono la cosa più importante, va da sé, però c'è una capacità di coinvolgere, di creare suspense, eccetera. Davvero molto molto valida e molto buona, non che all'inizio non ci sia, ma alla fine c'è proprio un... questo è banale a dirsi, no? Però uno dei problemi di tutto ciò che è artistico, un film, una poesia, un romanzo, è la fine, perché racconti una bella storia e se il finale però è fatto male, rovini tutto quanto, e spesso capita, anche perché il lettore si mette così tante aspettative, emozioni, perché il libro è tuo, però chi lo legge un po' lo, no? Ne diventa parte, e invece finisce bene, cioè nel senso riesci a farlo finire, insomma, dandoci soddisfazione, ecco, insomma. Beh, finisce bene nel senso positivo del termine, insomma, leggerete, ma il libro di positivo, cioè. No, vabbè, penso questo derivi dal fatto che effettivamente io nella prima parte mi sono annoiata tantissimo. Cioè, proprio, ci sono molte persone che dicono la prima parte sì, è carina, poi la seconda invece dipende tantissimo. Perché la seconda parte se la prima parte l'ho scritta in 4 anni, effettivamente la seconda ci avrò messo qualche mese, perché poi ero arrivata in quei punti che mi piacevano a me, quelle scene che avevo in testa, e ho cominciato a scrivere, non mi sono più fermata perché effettivamente la storia prendeva anche me. E all'inizio era questo viaggio, poi non sapevo dove non arrivare, tutte cose che mi mettevano l'ansia veramente, di quando arrivano questi ragazzi, basta. Quindi, poi vabbè, io non sopportavo proprio lei, la protagonista, cioè, proprio accoltellata. Vabbè, perché non ti piace la protagonista senza fare troppo spoiler? Perché in teoria la protagonista femminile molto spesso rappresenta... No. Spesso rappresenta o l'autrice o qualcuno di vicino all'autrice. Sì, no, in questo caso no, anche perché dato che ci sono due protagonisti, cioè ci stanno Giacomo e Greta e poi ci sta Nigel, in realtà il protagonista c'è sempre un personaggio effettivamente vicino all'autore ed è Nigel, penso, e questo del primo se ne è accorto mio padre, e fondamentalmente ho sempre odiato Greta, perché tu dici l'hai creata tu, sì, ma l'ho creata quando avevo 10 anni ed è rimasta uguale, quindi quel personaggio che effettivamente non si è evoluto molto nella mia testa, perché è proprio una piagnucolosa, piange
piange sempre. Tutti i miei amici l'hanno letto. Non molti miei amici l'hanno letto, però chi l'ha letto? La prima cosa che chiedo è, che sai, magari all'inizio dico quante volte ha pianto, perché in 3 pagine piange tipo 4 volte, è una cosa imbarazzante, ma io non voglio che la gente mi scriva solo così, non sono così. Almeno non quando l'ho scritto non ero così. Quindi niente lacrime. No, non sono una persona. Vabbè, non ero una persona che piangeva molto. No, però davvero è insopportabile, lo vedevo proprio tanto. Che invece è un personaggio che ha anche nel suo essere piagnone, come dici tu, ha una sua realtà. Ha una sua realtà perché, insomma, lo leggerete nel libro, affronta molto più che gli altri personaggi, affronta veramente qualcosa di incredibile e di assoluto da tutti i punti di vista, insomma, no? E quindi che pianga, insomma, glielo possiamo concedere. E non so se qualcuno vuole fare delle domande, delle considerazioni, dei complimenti ad essere così, senza averlo letto. Brava. È carino notare che tu fai delle domande sull'aspetto produttivo, no? L'idea, cosa hai fatto. Poi invece c'è tutto un mondo di protezione dove uno si deve proteggere dal personaggio che sta delineando, dai genitori che entrano nella stanza e vogliono dare consiglio, no? C'è tutta un'opera di... E soprattutto poi questo fatto che spesso la penna, adesso è il mouse, la prendono un po' il sopravvento e ti portano da qualche parte dove dici ma io là non ci volevo andare. Allora sei costretto a fermarti per dire praticamente d'accordo, no? C'è un po' questa cosa qui. Sì, quando si inizia a scrivere si pensa ah bene, adesso i personaggi fate quello che dico io vi ho creato e vi distruggo. Non è così. No, cioè già dalla seconda, terza pagina iniziano a prendere il sopravvento. No, perché questa cosa... Ovviamente per chi non scrive lo scrittore sembra pazzo, però veramente sono personaggi onnipotenti, cioè sono persone reali, quindi fanno quello che gli pare. E quindi sì, effettivamente prendono molto spesso il sopravvento, ci sono delle cose che sembra quasi decidano loro, come quando penso che questa cosa l'abbiano detto molti scrittori, non sono la prima a dirlo, che il libro si scrive da solo, nel senso che poi alla fine tu vedi come tutti i pezzi si mettono insieme da soli, come se appunto il libro si stesse scrivendo da solo e ha capito già come deve finire, quindi tutto lo sforzo che magari hai fatto nel clou della storia e dici non ci sto capendo più niente, alla fine è appagante perché il libro ha deciso come finire, quindi questa cosa è stata... Una cosa che l'arte debba raffigurare la realtà, c'ho qualche dubbietto. Però saremmo ancora al figurativo, che bel cavallo che ha fatto questo pittore. Deve raffigurare la verità. Mica sempre, I quadri di Botero non è che rappresentano la realtà. Però sono opere d'arte. Sì, no, quindi anche nello scritto. Per carità, sì, certo, ma la verità è intesa non soltanto questa libreria di metallo e di legno, e quella è... No? La verità è la verità del, come dire, dell'esistenza di un sentimento, di un'emozione, anche nella follia, no? Poi è chiaro che esiste l'astratto, che è un altro ragionamento, eccetera, no? Però il voler lanciare un messaggio utilizzando qualunque tipo di mezzo, quindi dal fatto che il legno è legno, oppure utilizzare una metafora, per raccontare qualcosa o un'emozione, un sentimento che esiste. In quel senso lì la verità, non nel senso che il rosso è rosso. Può essere vero nel senso che tu che produci la cosa, che può essere un ritmo, un quadro, eccetera, sei autentico in quello che fai, cioè la tua idea la trasponi al 100%, che proprio la debba mediare, un po' quello lo diceva pure lei, no? Che forse poi mi aspetto di descrivere una situazione nel solito modo stereotipo, no? Lui parla con lei. No, ma diciamo che si parla sempre, allora forse no, mi sono espressa male. Si parla sempre di realtà perché non penso si possa fare altrimenti, cioè, altrimenti di cosa parliamo? La realtà è tutto quello che ci circonda, siamo noi, la realtà è anche dentro di noi, quindi si parla per forza di realtà, si parla semmai di interpretazione, cioè un modo di interpretarla, quindi di filtrarla, quindi anche se parliamo della letteratura, del teatro surreale, si parla sempre di realtà in un modo completamente assurdo, quindi il teatro dell'assurdo, in questo modo, non mi ricordo l'autore, però ho visto recentemente Giorni Felici di... Vabbè,
Come? No, era con che Nicoletta, la moglie di Benedetti. Quel Esti, ed era il rappresentava una cosa che a vedersi non aveva nessun senso, però effettivamente parlava di qualcosa di reale, questa donna morta, anche i problemi della società, della borghesia, però erano cose, si trattava di interpretazione della realtà, quindi sempre di realtà si parla, quindi penso che la parola che vada utilizzata è interpretazione, quindi non è che se qualcuno non rappresenta la realtà così come ne sta parlando di essa, anzi a maggior ragione sta trovando semplicemente un altro punto di vista, che è anche migliore, perché non c'è solamente quello che vediamo così com'è. Quindi questo è, penso sia il compito dell'arte. Che poi era interessante così per fare un po' di gossip letterario, che quello che diceva giustamente, no? Il signore, che i libri si scrivono da soli, no? I personaggi prendono vita, venga detto quando dietro il signore scusi, non so il suo nome, ma dietro il signore ci sta tutta la collezione completa di Emilio Salgari, che quando i suoi personaggi hanno preso così tanto vita ha deciso di smettere con la propria vita per lasciare vivere soltanto i propri personaggi, quindi insomma è particolare, questo è un gossip letterario, insomma, da cultore del più grande scrittore del Novecento italiano. E detto questo, nel libro ci sono due momenti, più di due, insomma due in particolare, due momenti in cui la musica è protagonista e ti ha accompagnato nel momento...